Victor Osimhen diretto al Paris Saint-Germain, dalla Francia possono arrivare rinforzi per il Napoli. Non solo Asensio nel mirino. Victor Osimhen a Parigi. Sembra questa la destinazione sempre più probabile per l'attaccante nigeriano che si appresta a vivere le ultime settimane in maglia azzurra. Poi sarà addio, con il Napoli che incasserà i circa 120 milioni della clausola rescissoria ed il bomber che guadagnerà 13 milioni di euro a stagione per 4 anni, con tanto di diritti di immagine da gestire in autonomia oltre a sponsorizzazioni legate al Qatar. Un bel passo in avanti per il suo conto in banca ma anche per le ambizioni dell'attaccante, che potrà lottare eventualmente anche per la Champions League. Ed il club francese, invece, avrebbe un sostituto considerato degno per il dopo Mbappé, destinato sempre più a vestire la maglia del Real Madrid. Nell'affare con il Paris Saint-Germain, però, non è in ballo solo Victor. Sono diversi gli elementi considerati in esubero dai parigini che potrebbero interessare decisamente al Napoli. E così le due società parleranno anche di altri calciatori che potrebbero essere funzionali al progetto dei partenopei. Napoli, Asensio nel mirino, piace Soler poi assalto all'Atalanta. Per il Napoli sarebbe la quarta cessione in direzione Parigi dopo Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz ma stavolta gli azzurri potrebbero ricevere qualche contropartita dai francesi. E vi sono già i primi nomi sul tavolo, il centrocampista Carlos Soler, l'esterno Kang In-Lee, il difensore 20enne Lucas Beraldo ma anche e soprattutto Marco Asensio, esterno destro spagnolo ex Real Madrid. Sono solo alcuni nomi su cui lavora il Napoli in vista della prossima stagione, con il DS Man già operativo da Torino. Il tutto è ovviamente subordinato al nome del nuovo allenatore, con De Laurentiis ottimista su Conte. Il patrona spera che entro il 15 maggio il Salentino dia una risposta positiva in modo da programmare bene la prossima stagione anche conscio magari dell'eventuale partecipazione o meno alle coppe europee. Potrebbe, però, restare anche calzona in panchina, come si evince anche dai movimenti in entrata del club, con Hanko profilo valutato per la difesa oltre a Suslov per le fasce. Il Napoli avrà circa 200 milioni di euro da spendere sul mercato e così De Laurentiis sarebbe pronto anche a bussare alle porte dell'Atalanta per Kop Mainz, Scalvini e Den, tre gioielli dell'Atalanta molto graditi ma anche costosi e difficili da acquistare. Di certo c'è che dovranno arrivare almeno un paio di difensori, nella nuova stagione non si può sbagliare.